Benvenuti, siamo con Alessio Anzuini, candidato al Consiglio Comunale nella lista dell'MPA a sostegno di Giorgio De Matteis. Anzuini, benvenuto. Lei da tecnico, come valuta la faccenda dei manufatti temporanei, le cosiddette casette provvisorie che stanno agitando i sonni di moltissimi aquilani? Sì, ricordo che questo è un problema gravoso per circa 1100-1200 casette temporanee, quelle censite, poi ce ne sono molte anche non censite. Questo è un problema che secondo me è stato ingenerato dallo stesso comune e dalla stessa delibera 58, perché la stessa delibera, e me ne sono occupato per, diciamo in qualità di consulente del tribunale, la delibera non era molto chiara. E proprio per questo motivo non dava dei parametri di legge, di norme, che dovevano essere rispettati, ma faceva solamente per una brevità e per una temporaneità dell'episodio, dava una tempistica di 36 mesi rinnovabili per altri 36 mesi, che mi auguro venga effettuata dal Comune piuttosto che posizionare l'auditorium di Renzo Piano, pensi invece ai problemi reali della gente. E appunto il comune dava delle indicazioni superficiali. Avrebbe dovuto, secondo me, specificare meglio, e qui entra un po' quello che penso sulla vicenda, che poi le farò anche dei riferimenti su altre vicende. Il Consiglio Comunale non ha una linea, ha fatto una delibera in fretta cercando di arronzare alcune tematiche, ma senza dare dei criteri. Uno per tutti, le casette temporanee vengono costruite su dei basamenti in cemento armato che devono essere calcolati e depositati al Genio Civile, come la stessa struttura per avere, per ottenere l'abitabilità, anche se su suolo edificabile, deve invece essere regolarizzata presso il Genio Civile. Questo non è avvenuto o non è avvenuto in parte, non per tutti i 1200-1300 manufatti. Quindi invito i proprietari a rendersi subito, diciamo, a recarsi presso il Genio Civile e a mettere a posto questa situazione. Sì, questa situazione dei manufatti temporanei crea naturalmente anche un'emergenza dal punto di vista urbanistico perché il territorio ha avuto uno sviluppo non regolamentato. Ma più in generale, lei, sempre da tecnico, cosa ne pensa della gestione urbanistica degli ultimi anni da parte del Comune dell'Aquila? Guardi, da tecnico mi dispiace, i tecnici sono stati veramente, secondo me, bersagliati da questa amministrazione, perché nonostante ci siano grandi disagi, sia la cittadinanza che gli stessi architetti, ingegneri, progettisti e geometri, hanno sopperito a quella che era invece una linea che mancava dal comune. Una linea non significa andare in deroga o approvare molte varianti. Una linea significa riuscire a tenere una legalità per tutti uguale. Non è possibile che se io dovessi costruire su un terreno mi devo prima accattivare il personale che si trova all'interno del comune pur rispettando le leggi. Questo secondo me non è più plausibile. I tecnici hanno ammortizzato queste carenze che il Comune ha e a mio avviso non è possibile che l'assessore ai lavori pubblici dia come diciamo, opera derivata successivamente al terremoto quella della costruzione delle rotonde. Ricordo solo che dal 74 il piano regolatore già le prevedeva. Quindi non è stata altro che un'attuazione di scelte già fatte da altri? Sì, perché l'amministrazione non ha fatto scelte. Le uniche scelte che aveva detto di dover fare, ricito l'auditorium di Renzo Piano, poi non è passata in Consiglio Comunale, ma è stata una scelta opinabile, come abbiamo visto, senza la possibilità di far parcheggiare le persone e soprattutto chiamare un architetto di quel livello, sarebbe più stato utile magari riqualificare una periferia urbana, una zona come Pettino o addirittura Canzatesi. Sì, invece passando ad altri protagonisti della ricostruzione, le imprese. Di pochi giorni fa l'allarme di Confartigianato che la situazione è disastrosa. Molti rischiano la chiusura, altri hanno già chiuso purtroppo.
Guardi, è impensabile. Io purtroppo, diciamo purtroppo perché per lavoro vado in giro abbastanza in Italia. Tutti pensano che qui all'Aquila il discorso, il settore edile sia ormai una panacea, c'è lavoro per tutti, tutti quanti stanno introitando delle cifre astronomiche. Questo non è così. I dati rivelano 3.500 disoccupati proprio nel settore edile. Perché? Perché non è stato inserito all'interno dei bandi che sono stati effettuati per i lavori pubblici e soprattutto non è stata data una priorità alle imprese aquilane. E ahimè, chi si professa come un difensore della città dell'Aquila, secondo me doveva prima riuscire a difendere il lavoro che questa città sta cercando di ingenerare. E poi mi permetta un'altra osservazione. Non si può sempre litigare con tutti. Cito, il sindaco è famoso per aver litigato con tutti e anche di più. Oggi bisogna rimboccarsi le maniche e fare i progetti perché i soldi vengono, tra virgolette, dirottati in altri posti proprio per la mancanza della progettualità. Qualche esempio da questo punto di vista? Guardi, le problematiche sono tante purtroppo, ma le ferrovie dello Stato non hanno speso ancora dei finanziamenti ingenti che potevano invece collegarci con l'asse che addirittura arriva fino a Roma per fare magari delle gallerie fino a Tagliacozzo. Oppure anche la stessa ANAS lamenta dei ritardi proprio nella progettazione di tratti stradali o di riparazione degli stessi. Ecco, purtroppo è stata sempre criticata la vecchia Democrazia Cristiana per aver fatto i lavori nell'imminenza delle amministrative. Questo invece è successo oggi a un partito che si definisce di sinistra. E poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Il sindaco purtroppo ci sta gettando anche in problematiche grosse, parlo da tecnico in questo caso. È irrisolto da circa 2 anni una bocciatura al TAR da parte, del piano dell'Acqua Santa. C'è una fascia di rispetto della zona del cimitero che il comune aveva inserito per cercare di far entrare, delle attività commerciali, delle attività residenziali. Bene, gli edifici sono stati realizzati, ma il TAR ha bocciato al comune, questo piano e quindi, queste costruzioni sono addirittura illegittime e rischiano però i cittadini, non il comune. Questo è il guaio. Qual è, secondo lei, il primo provvedimento che un'eventuale amministrazione guidata da Giorgio De Matteis dovrebbe prendere per imprimere una svolta alla città? Guardi, io penso che bisogna fare patti chiari con le persone. E non cambiare, sbraitare un giorno da una parte e un giorno dall'altra. Bisognerà tenere una linea, che poi sia piacevole o spiacevole, però tenere una linea significa una trasparenza per tutti. Invece in questo bailam di non decisioni è possibile invece fare dei giochi strani. Io ricordo fra tutti, io non sono stato un assegnatario per esempio del progetto case, non ho avuto mappe in assegnazione. Non riesco a capire perché le graduatorie non siano mai uscite.